Salve ragazzi, in questo video vedremo come effettuare il primo accesso alla nostra piattaforma G Suite dal computer. Quello di cui avete bisogno sono le credenziali che vi ha fornito la scuola, costituite da un indirizzo mail e da una password provvisoria e ovviamente di un computer. Allora, aprite internet sul motore di ricerca Google e nella barra degli indirizzi cliccate gmail.com. Vi si apre questa finestra e andiamo su Accedi. Può capitare a qualcuno di voi che digitando nella barra degli indirizzi gmail.com compare un'altra finestra, cioè questa. Questo succede se voi già avete attivo un account Gmail e quindi vi apre la vostra posta personale. Adesso qua è sempre un account scolastico, però lo uso come esempio. Come dovete fare in questo caso? Cliccare sulla lettera che compare qua in alto a destra e fare aggiungi un altro account. Oppure sarebbe meglio prima uscire e poi fare questa operazione. Quindi aggiungi un altro account. E mi ritrovo qui, nella pagina di cui si parlava prima. Nella finestra che si apre dobbiamo inserire l'indirizzo mail che ci ha fornito la scuola, che solitamente è costituito da nome.cognome chiocciola isdavinci.smcb.edu.it. Ipotizziamo il comunissimo Mario Rossi, quindi verrebbe in questo modo qua. Mario.rossi chiocciola smcb.edu.it. Cliccate su avanti. Qui dobbiamo mettere la password che ci ha fornito la scuola, che è una password provvisoria e che cambieremo al passaggio successivo per renderla personale. Quindi scriviamo questa password provvisoria e faccio avanti. Qua clicchiamo su Accetta. A questo punto ci chiede di cambiare la password. Questa password, come dicevo prima, è personale, quindi abbiatene cura e scrivetevela, segnatela da qualche parte perché in caso la dimenticate o la perdete, poi non c'è modo di recuperarla. E per riattivare l'account occorre rigenerare la password chiedendola poi alla scuola e dovete rifare tutti questi passaggi. Quindi adesso scriverò una password mia personale. E sotto la confermo. Clicco su avanti ancora. Qui siamo già all'interno di G Suite, quindi clicco su avanti, do l'ok e sono nella mail che appartiene già all'account scolastico, quindi come dicevo. Mi accorgo che sono nel posto giusto anche da questo logo che trovo in alto a destra. Vedete? C'è il logo della scuola. Quindi da qui, come bene, penso che tutti quanti già la conoscete, posso scrivere l'email, ricevo mail dagli insegnanti oppure dalla scuola o dai miei compagni, sempre però che hanno un account G Suite, quindi l'estensione sempre chiocciola isdavincismcb.edu.it. A questo punto siamo pronti per entrare adesso nelle applicazioni della G Suite. Quindi si va su questi 9 puntini in alto a destra, accanto al logo della scuola e clicchiamo. Come vedete, qui abbiamo tutte le applicazioni della nostra G Suite. La cosa importante è che per entrare nella G Suite dovete sempre loggarvi con questo account, quindi nome.cognome, Mario.Rossi, chiocciola isdavincismcb.edu.it, non Gmail, perché non vi ritroverete in questa sezione. In queste app, quella che adesso andiamo a vedere è quella di Classroom. Ci cliccate e la prima schermata che vedete è questa come primo accesso. Faccio continua, mi chiede di scegliere il ruolo, quindi clicco su sono uno studente ed eccoci qua. Qui
troverete sicuramente già tanti corsi. Io ne ho messo uno come esempio per mostrarvelo, in cui dovete cliccare su iscriviti. Sono tutti i corsi a cui i vostri insegnanti già vi hanno iscritti in questi giorni precedenti. Uno per ogni insegnante, o più, ancora più di uno se l'insegnante insegna più materie. Quindi io faccio iscriviti a questo corso di italiano in prima S. Cliccando su iscriviti, mi ritroverò all'interno della classe virtuale. Ecco qua, questa è la mia classe. E mi trovo precisamente nello stream, vedete qua in alto? Stream, che sarebbe la pagina dove troverò tutti i post che se, ne ho messi diversi come esempio, dove leggo ad esempio che c'è stato un nuovo compito, delle comunicazioni, dei saluti, del materiale che magari l'insegnante mi ha messo, anche messaggi fra voi, i compagni di classe. La cosa importante di Classroom sono la sezione lavori del corso, all'interno della quale io trovo gli eventuali compiti, lavori da fare. Cliccando su un lavoro, vedete, questo ad esempio è un quiz, posso anche svolgere, cioè lo svolgo direttamente da qui. In che modo? Cliccando sul, vedete, è un compito assegnato. Clicco sul compito. E mi compare così. Una volta che lo svolgo, questo è un quiz, un test, quindi faccio invia. Torniamo indietro. A questo punto non risulterà più assegnato, anzi adesso ve lo mostro proprio. Diciamo che faccio queste, sono tutte domande, esempio. Faccio invia. Adesso andiamo a vedere che aggiornando la pagina da assegnato passerà consegnati. Va bene? Ho fatto un semplicissimo esempio di consegna di svolgimento e consegna di un lavoro che mi è stato assegnato. Torniamo un attimino indietro nella pagina precedente e voglio mostrare ancora come nel menu in alto a sinistra, sotto nome del mio corso, ho una serie di indicazioni. Come ad esempio, cliccando sul primo mi ritroverò nei corsi in cui sono iscritto. Qua vedete tante caselle simili a queste. Il calendario, dove ci sono tutti gli impegni che i professori hanno stabilito, come possono essere delle verifiche, dei compiti assegnati, delle video lezioni programmate. Cose da fare, una sezione molto simile a lavori del corso che abbiamo visto prima, dove ci stanno i compiti da fare sostanzialmente. Ecco qua, vedete, da fare tutti questi qua. Una volta che sono li ho svolti, li ritroverò nella sezione completata, l'esercizio che abbiamo fatto un attimino fa, il test. Torniamo di nuovo nel menu a sinistra. Come dicevo, qua stanno tutti i corsi in cui sei iscritto compariranno qua, ve ne saranno molti, e beh, le impostazioni poi non ci interessa più di tanto. Torniamo di nuovo nella classe. L'ultima cosa che vi voglio mostrare è che quando un insegnante programma una video lezione, troverete questo link in alto, sotto al nome del corso. Cliccando sul link in questione mi ritroverò direttamente all'interno della video lezione. Ok? Vabbè, per Classroom è tutto, per quanto riguarda il primo accesso dal computer pure. Man mano che utilizzerete questa piattaforma, poi diventerete sempre più bravi, sarà sempre tutto più semplice e veloce. Io vi saluto e vi auguro un buon lavoro.